Export del Brunello di Montalcino, qual è il sentiment, come vanno le cose, quali sono i mercati di riferimento e se ci sono, quali sono le novità? Lo abbiamo chiesto ai produttori durante Benvenuto Brunello 2020. Noi esportiamo buona parte, più del 90%, quindi per noi è molto importante. Il mercato principale, diciamo, Stati Uniti e Canada, poi andiamo in Nord Europa e un po' in Asia. Quindi sì, direi che per noi è importante perché lavoriamo proprio col mercato estero. I mercati principali si confermano gli Stati Uniti, che ormai per il Brunello, insomma, è il mercato più importante, credo. E sicuramente, ecco, i nuovi paesi emergenti sono i paesi dell'est e soprattutto il Nord Europa si sta sviluppando molto, ecco, un mercato molto attento soprattutto alla produzione biologica come nel nostro caso. Sicuramente adesso c'è un po' di preoccupazione per questo coronavirus, siamo tutti un po' così in attesa di sapere quello che succede, ma ecco, siamo fiduciosi e come vedete la gente non sembra impaurita. Il sentiment del 2015 mi sembra abbastanza buono, a differenza del 2014, insomma, che abbiamo avuto dei grossi problemi. Quindi per ora abbiamo delle richieste normali, insomma, è ancora un po' a venire tutto questo, però le premesse ci sono, in modo particolare negli Stati Uniti, che è il nostro mercato di riferimento, ecco. Di là degli Stati Uniti cosa si può intravedere? Abbiamo Giappone, abbiamo Danimarca, Stati Uniti, questi sono i nostri principali mercati per ora. Mercati di riferimento sono sicuramente appunto gli Stati Uniti, quindi in particolare appunto la California. Abbiamo degli importatori appunto abituali ormai da diverso tempo, da diversi anni. In più si stanno affacciando ovviamente anche dei mercati nuovi, appunto come la Cina, e abbiamo degli importatori con i quali collaboriamo comunque da diverso tempo, e in più appunto mercati nuovi come ad esempio Taiwan e quindi il sud-est asiatico. E quindi siamo orientati principalmente nell'export e poi appunto prodotto italiano, però soprattutto comunque cose piccoline, un prodotto di nicchia. Il punto di riferimento è sempre gli Stati Uniti, che la fanno diciamo da padrona per tutto il mercato estero, e si stanno sviluppando anche ulteriori mercati che sono già una conferma, tra cui il Giappone, l'Inghilterra è un mercato complesso però che è in fase di evoluzione post Brexit, quindi può essere anche un'opportunità per stabilire nuovi rapporti commerciali di fidelizzazione, e anche per quanto riguarda il sud-est asiatico, comunque tutti quelli che possono essere mercati emergenti dove c'è una predisposizione verso vini di qualità e di eccellenza. Mercati di riferimento naturalmente abbiamo l'America, Canada, tutto quello che è centro-nord Europa, però abbiamo avuto ultimamente anche delle sorprese molto positive che non ci aspettavamo da mercati Ucraina, paesi anche che hanno problemi a livello politico, però comunque che si prospettano come amanti del buon vino, e quindi ci fa piacere anche avere della clientela in questi mercati che sono in via di sviluppo e hanno un futuro tutto da scoprire, ecco. Ok, noi lavoriamo molto con Giappone, gli Stati Uniti, ora abbiamo iniziato a lavorare con Russia, che mi fa grande piacere. Lavoriamo anche in paesi in Europa, Inghilterra. L'azienda esporta in 145 nazioni. Chiaramente il Brunello e i prodotti della nostra cantina di Montalcino non sono tutti presenti. I mercati più importanti sono gli Stati Uniti, come credo sia un po' per tutti, la Germania, la Svizzera e la Gran Bretagna. Questi sono i mercati, diciamo, un po' più di riferimento per quanto riguarda il Brunello. Nel suo complesso l'azienda, ripeto, esporta ora in questo momento, c'è un attimo di riflessione per cercare di capire un po' com'è la situazione. La situazione export è abbastanza semplice e determinata, in realtà i mercati per noi sono relativamente pochi, sono gli Stati Uniti, il sud-est asiatico, specialmente Hong Kong e Singapore, e stiamo sviluppando per Germania e Svizzera, però in questo momento, al momento sono soltanto Stati Uniti, Giappone e Hong Kong.
Ma senza dubbio uno dei mercati di riferimento per l'export sono gli Stati Uniti, dove il nome Brunello ha ormai da decenni una risonanza molto importante. E noi da qualche anno, come anche altre aziende, lavoriamo molto bene anche con il monopolio svedese. Questi per noi sono i due mercati esteri principali. Poi noi nello specifico l'export si aggira intorno al 60-70%. Questi sono i due mercati principali, poi abbiamo anche un importatore brasiliano con cui lavoriamo abbastanza bene. Mercati emergenti, abbiamo trovato anche un importatore a Taiwan, in Giappone, poi anche mercati europei, sì, vanno abbastanza bene.